Eccomi, Ciao ciao. Paolo, ti sento? Perfetto. Allora, hai scelto un titolo epocale, Sì, un sì, sì. cambiamento epocale di Ma fatto, di cui parlavi. direi proprio di sì, direi che come in tutte le manifestazioni storiche delle epidemie, delle pandemie, delle calamità, sono fenomeni che poi alla fine vanno a creare anche democrazia, eh. Ricordate quel famoso racconto di Edgar Allan Poe, La maschera della morte rossa? In cui c'era questo principe Prospero che diceva: "Vabbè, c'è questa pandemia, ma io mi chiudo con i miei cortigiani nel mio castello, ci mettiamo pieni di viveri e resistiamo qui. Quando fuori sarà finito perché saranno tutti mezzi morti, poi veniamo fuori." Non viene a buon esito questa scelta. Questa morte rossa entra comunque dentro al castello come un fantasma, insomma, e alla fine li uccide tutti. Quindi, evidentemente, l'oligocrazia che si è generata sul mercato dell'arte e che tu ben conosci, Vanessa, forse ha raggiunto dei livelli parossistici che è bene, tutto sommato, che questa situazione abbia un momentino ridotto. A mio parere, sono già un paio d'anni che il mercato dell'arte internazionale, quello globale, ha raggiunto la sua maturità. Per maturità intendo il top, ormai diciamocelo, dal 2009 al 2019 il fatturato medio del mercato dell'arte è stato praticamente sempre uguale. Quindi è chiaro che se un mercato come quello di beni reali, quali le opere d'arte, ha dei movimenti che sono addirittura più lunghi di un mercato immobiliare, che come sapete si muove a esagono, no? Quindi abbiamo sempre una modifica dei quantitativi con i prezzi che stanno fermi, poi i quantitativi salgono, i prezzi stanno fermi, poi i prezzi finalmente salgono, i quantitativi si fermano e così via. Ebbè, bisogna dire che effettivamente si era arrivato a un livello di maturità di giro d'affari che era quello che era, ma cosa più grave e più seria, una evoluzione del livello dei prezzi dei top lot che è tuttora veramente spaventoso. Pensate che l'1% degli artisti, cioè quelli che fatturano nei loro lotti almeno 1 milione di euro su quando vanno in asta, fanno il 55% del mercato dell'arte. Quindi è chiaro che si era generata una concentrazione enorme sia in termini di artista sia in termini di fatturato globale. Tanto per darvi dei dati, Picasso fa da solo il 17% di tutto il comparto moderno, così come Monet fa circa il 18%. I primi 20 artisti del contemporaneo fanno il 40% del totale e i primi 20 del moderno e dell'impressionista fanno addirittura il 60% del globale. E quindi si era generata una bella bolla speculativa che ha portato a come se fosse una regola i prezzi da 50 a 150 milioni sostanzialmente. Ebbene, abbiamo visto che già subito questa democratizzazione qua ha quantomeno ridotto in maniera importante il giro d'affari. Quest'anno un bel meno 40% se lo beccano tutti, nonostante i provvedimenti che sono stati presi. Ma è cosa seria che anche sui prezzi, così come succede nel mercato immobiliare, dopo la stasi dell'incremento del giro d'affari, stanno cominciando a calare anche i prezzi importanti. Vi faccio un riferimento molto semplice che comunque può essere significativo. Ricordate tutti quel bacon che fu battuto a 142 milioni,
3 anni e mezzo fa, 4 anni fa, ecco, un trittico simile quest'anno, pur facendo un record annuale, pur essendo stato un lotto garantito da Sotheby's, quindi oltretutto non correva il rischio dell'invenduto, ha fatto 80 milioni. Quindi vedete che abbiamo già proprio una sperequazione al ribasso che sta diventando sempre più evidente. Quindi le case d'asta stanno cercando di cambiare pelle. Parlo di case d'asta perché è l'aspetto più evidente. Poi in realtà anche i Più dealers, trasparente, il mercato più trasparente, brava, infatti. anche i dealer stanno facendo esattamente la stessa roba, anche perché alcuni dealers ormai sono in termini di fatturato grossi come le case d'asta. Uno come Gagosian fattura poco meno di Sotheby's, quindi è chiaro che quando diventano competitivi fra di loro, a un certo punto devono andare a rimettere in quadro la situazione. E allora cosa hanno cercato di fare? Al momento non riuscendo a risolvere il problema, d'altra parte non sono gli unici che hanno perso fatturato, pensiamo al settore automobilistico piuttosto che, no? Hanno iniziato a lavorare su due livelli, due tre livelli, diciamo, di attività. Uno, il livello online. Livello online, le case d'asta sono tutti fornite ovviamente da tempo di un apparato informatico che permette di partecipare alle asta in maniera significativa da un punto di vista soltanto da un punto di vista online. E beh, quest'anno sono state moltiplicate per 3-4 volte le sessioni esclusivamente online. Però la succedaneità del fatturato delle aste online è assolutamente irrilevante rispetto alle aste in presenza. Parliamo veramente di un rapporto di 1 a 100. Quindi il successivo passo che hanno cercato e che stanno tuttora cercando di fare è quello di ibridizzare le aste a due livelli. Uno, accorpando i dipartimenti. Sostanzialmente ormai voi vedete che abbiamo delle aste dove abbiamo i Liechtenstein che vengono battuti assieme ai Paolo Uccello, no? Abbiamo potuto vedere delle cose abbastanza anche, insomma, particolari, tipo artisti nuovi e moderni come Matthew Wong con 4 milioni e mezzo che quota esattamente come Paolo Uccello la battaglia del fiume Metauro. Quindi cominciamo a vedere questa ibridazione. Non contenti perché non riuscivano a mantenere il fatturato, hanno cominciato a ibridare con altri dipartimenti, le automobili in particolare e il design. L'ultima asta di New York di Sotheby's ha chiuso decentemente, ma parliamo di 140 milioni di dollari contro, nei momenti importanti per quanto riguarda i living sale, 800-900 milioni nei momenti d'oro, grazie al fatto che hanno messo dentro un tavolo con sedie di Carlo Mollino, che ha quotato, mi sembra, 7 milioni, e un trittico di Alfa Romeo del 1954, la serie BAT, che ha quotato 14 milioni. Quindi è chiaro che mettendo insieme un pochettino tutto da un punto di vista di immagine può sembrare che il mercato dell'arte abbia tenuto. In realtà noi vediamo che si sono moltiplicati gli eventi, riducendo ovviamente per ognuno di questi eventi l'importo di fatturato praticamente, con un livello di prezzi che fino a 6 mesi fa ha tenuto e adesso sta cominciando a essere sempre più debole, pertanto sempre più si sta rendendo necessario, specialmente nelle evening sale, la dazione di garanzie da parte di terze parti per poter garantire, diciamo, un buon esito dell'asta. Tenete presente che le grandi case d'aste ormai hanno da un 40 a un 45% di lotti garantiti da terze parti. Garantire da terze parti vuol dire Riccardo, scusami, pagarli, eh. vorrei entrare un po' nel dettaglio perché magari non tutte le persone che ci ascoltano sanno che cosa vuol dire. Cosa vuol dire che una casa d'aste ha dei lotti garantiti? Perché è un discorso molto interessante che stravolge un po' il modo di vendere Sì, l'asta. non solo lo stravolge, ma lo adultera anche. Come titolare di una casa d'aste, tu sai che quando devi fare un bel catalogo, devi mettere dentro dei pezzi importanti, il numero più importante possibile. Fino al 2009 le case d'aste correvano rischio improprio. Al 90% dei casi, pur di mettersi in catalogo dei pezzi importanti, garantivano un prezzo minimo. Dopo la crisi del 2008-2009, quindi con dei grandi cali di prezzo, gran parte delle case d'aste hanno dovuto ritirare a prezzo molto più elevato dei pezzi che sarebbero andati invenduti, hanno sostanzialmente smesso, se non per un 10% dei casi, di garantire in proprio. Ho fatto prima il caso del Bacon, dove in effetti Sotheby's, pur di chiudere l'operazione, ha rischiato in proprio, ma sta diventando una, diciamo, un'eccezione. Hanno cercato in giro soggetti,
che sono normalmente dei grandi dealer finanzieri. Il primo è stato Peter Brandt, famosissimo, ma attualmente diciamo che abbiamo questi personaggi del grande sottobosco, chiamiamolo pure, internazionale, che sono in Hamad, che sono i Shafrazi, che sono i Mughrabi, tutti o galleristi o collezionisti con 50, 60, 70 Picasso, per dire, in portafoglio. Che cosa fanno? A fronte di una commissione elevata, perché va dal 10 al 30%, garantiscono il prezzo minimo sostanzialmente di un'opera, con un irrevocable bid, cioè con un'offerta irrevocabile. Perché loro lo fanno? Lo fanno intanto perché hanno questa commissione che è importante. Qualora dovessero ritirare l'opera, la ritirano a un prezzo scontato del 10, 15, 20%, 30% e sono comunque dei galleristi che poi le ricollocano sul mercato. Ma l'operazione bella è quando in realtà il prezzo viene apprezzato dal mercato e quindi non va a chiudere al prezzo di minimo di martello, ma magari raddoppia, triplica o quadruplica. Ebbene, anche su questa parte di incremento rispetto al prezzo minimo, le controparti che danno le garanzie hanno un'ulteriore commissione che va dal 10 al 20 al 30%. Si narra, lo narra un famoso giornalista su Arnet che si chiama Tim Schneider, che il Leonardo da 450 milioni fu garantito a 100 milioni da un finanziere collezionista thailandese, Thale Chen, che prese quindi sui 100 milioni una commissione importante, poi un sovrapprezzo importante fra i 100 e i 400 milioni, quindi incassò molte, moltissime decine di migliaia di euro per la migliore offerta perdente della storia. Fantastico, lì è tutta un'operazione finanziaria per Puramente. cui bisognerebbe dedicare semplicemente un convegno, insomma. Tant'è che si stanno già organizzando dei derivati finanziari importanti. Io sono advisor di una delle principali società internazionali, che è la PIEX di Londra, e loro hanno dei veri e propri derivati finanziari quotati ufficialmente, in base a cui il collezionista o il gallerista può effettuare delle coperture a termine su determinati tipi di operazioni. Quindi io, che 35 anni fa ho cominciato a interessarmi di questo settore, essendo io stato un operatore, un commissionario di borsa, quindi non mi piacevano tanto i numeri, ho detto no, mettiamoci a lavorare dove c'è anche il bello. Ecco, dopo 35 anni sono arrivato sostanzialmente oggi a lavorare con dei grafici. Se voi andate sulla PIEX vedrete che parliamo soltanto di grafici e di integrali e di derivati. Privacy. Delle vendite private, quindi di fatto si stanno un po' sostituendo alle gallerie. Esatto. Pensi che questo sarà il futuro della casa d'aste e della galleria? Ci Allora, diventeranno tutt'uno? sì, allora mi sento di dire questo. Tenete presente che fino all'anno scorso più o meno il fatturato delle private sale era fra il 15 e il 20% delle case d'aste. Cifra rilevante che quest'anno dovrebbe crescere. Devo dire, avendolo anche praticato, che al momento attuale le case d'aste stanno lavorando sul private sale ragionando in termini come se avessero dei lotti da mettere in asta, e questo non va bene. Non va bene per tutta una serie di motivi, in quanto la fissazione del prezzo d'equilibrio nel private sale è fra una trattativa anche di lungo periodo. Se tu mi vai a prezzare, pur di poter trovare un compratore, a dei prezzi che potrebbero essere quelli di un catalogo, ma quelli del catalogo potrebbero essere elevati dalla battaglia, no? Dall'asta in sé, è chiaro che diventa un problema. Allora, fino a 2 o 3 mesi fa, le case d'asta hanno continuato a ragionare nella loro proposta di prezzare le opere d'arte in quei termini lì. Direi che da 2 o 3 mesi a questa parte, non essendo riusciti a sfondare assolutamente in questo settore, i vari Gagosian, i vari Pace, i vari Bila Quaveglia hanno lavorato molto meglio, tant'è che hanno soffiato addirittura intere collezioni delle case d'asta, acquisendo loro personalmente queste cose importanti. Stanno cominciando a fare una riflessione importante. Mi sembra che stiano diventando più ragionevoli. Il supporto è abbastanza interessante, nel senso che,
le opere di private sale vengono immesse in una sezione particolare anche del sito delle case d'asta, uno se le può andare a vedere e a richiedere le varie possibilità. Certo, è una delle strade, le case d'asta non hanno un futuro certo di scegliere questa o quell'altra, dovranno incrementare l'online, incrementare l'ibridazione, incrementare le private sale e in particolare cercare di rigenerare quello che era il loro core business, cioè le mega sales. Le mega sales erano quelle di maggio, giugno, ottobre, novembre, Londra, New York, che praticamente erano quelle che facevano gran parte del fatturato andando a concentrare. Quest'anno non sono riusciti a fare le mega sales in presenza, hanno cercato di fare delle mega sales diffuse su tutto il globo terrestre. Abbiamo visto sia Christie's che Sotheby's che nell'ambito delle 24 ore facevano la battuta su Hong Kong, poi arrivava a Parigi, poi faceva Londra, poi faceva New York. Complessivamente una buona operazione che però alla fine, se andiamo a vedere, ha dei numeri sì interessanti nell'ordine dei 200-250 milioni di dollari contro, ripeto, la collezione Rockefeller che da solo 2 anni fa fece 1,3 C'è da dire, forse ci milioni. Un sono miliardo e due tre, cose scusa, un contemporaneamente, miliardo anzi più di una cosa contemporaneamente, che forse non hanno messo in vendita i lotti principali, perché in questo momento li hanno tenuti per tempi migliori, quindi forse anche le case d'asta internazionali non hanno avuto il coraggio di mettere sulla vendita online top lot, i e tre. reali Ma top il lot. fatto è che sono i collezionisti che ormai hanno una percezione disallineata della valutazione delle loro opere. Abbiamo detto prima, ho fatto un parametro veloce, il 50%, cioè i grandi collezionisti sono tutti posizionati su mentalmente dei prezzi che sono se non il doppio, ma quasi rispetto a quello che è l'attuale prezzo di mercato. Allora, se tu hai il proponente della vendita che mette a un prezzo di 100 e tu sai che è 50, allora questo disallineamento fa sì che non riesci neanche a fare il deal e a mettere il pezzo in collezione. Quindi in realtà oggi è questo disallineamento che fa sì che non ci sia la possibilità. Fino a quando i prezzi non cominceranno a scendere in maniera importante, come è successo nel 2008-2009, i venditori non si renderanno conto che il balocco non valeva 100 ma valeva 50. Ma questo sta succedendo e succederà di sicuro, come è sempre successo in tutte le operazioni commerciali su qualunque tipo di merce nel mondo. Certo Paolo, sì, sicuramente questo momento di tragedia umana che si è diffuso ovviamente in tutto il mondo sta rimettendo un po' le cose a posto, Sì. cioè ci sta un po' più, non so, abbiamo un po' più, siamo costretti ad avere contezza della realtà, sicuramente questo ci aiuterà, insomma, e anche questa oligarchia, forse lo dico dal mio punto di vista di casa d'asta italiana, magari questa oligarchia internazionale perderà un po' di forza e magari le case d'asta più locali, non so, quelle italiane o anche, hanno comunque dei prezzi di vendita che sono un po' più legati al mercato reale. Io temo, Questo Vanessa, solo che ci vorrei dire. Io temo, Vanessa, che ci sia un rischio invece per voi, perché ormai sto notando che anche le grandi case d'asta internazionali, a seguito di questa tragedia, stanno cominciando a competere anche sui lotti piccoli. Sì, sul Sì, piccolo. Christie's attualmente, lo stiamo vedendo sull'Italia 6, ti corrono dietro per il pezzo da 5, 6.000, 7.000. Ho visto robe da aggiudicazioni a 2.000, 2.500, 3.000. Quindi attenzione, perché in realtà potrebbe aprirsi un fronte invece di competizione. Sì, Io è una questione proprio di servizio, cioè effettivamente se il gestore che saresti tu, e oltre a essere un operatore di casa d'asta, è anche un consulente, lì la differenza è lì sostanzialmente. Noi sappiamo bene che tutti i quadri sono diversi l'uno dagli altri, tutti i periodi sono diversi l'uno dagli altri, tutti gli autori hanno dei prezzi che vanno da 10 a 500, insomma, quindi è lì che fa la differenza e non deve esserci da parte degli operatori l'interesse diretto a collocare perché c'è un conflitto di interessi, insomma, qualcosa che comunque deve essere venduto pur di, ma deve esserci a monte un ragionamento per fare l'interesse del cliente. In un settore come noi sappiamo, in cui la differenza fra denaro lettero, cioè fra chi compra e chi vende, è minimo il 40%, che vuol dire che se io compro oggi un pezzo in asta a 100 e lo voglio rivendere domani, prendo 60.
E allora è chiaro che deve essere molto ben mirato l'investimento in un'opera d'arte, perché nel medio periodo deve potersi rivalutare. E sappiamo che questo normalmente non succede. E Art Price, che fa queste statistiche, dimostra che nella stragrande maggioranza dei casi di pezzi acquistati in asta, nei momenti buoni, perché una statistica che dura fino all'anno scorso, che prende i 25 anni passati, c'è stata una rivendita a prezzo inferiore. Quindi queste grandi rivalutazioni che pure ci sono state su certi artisti che riempiono i giornali, bisogna dire che retrostanno a una realtà molto complessa. Quindi l'investimento in arte è Sì, estremamente guarda, pericoloso, il liquido è sicuramente hai concentrato. ragione, questo mi fa anche riflettere sul fatto che comunque il collezionismo, dal mio punto di vista, deve essere anche come, riprendendo anche il discorso di Francesco Fabris, dell'avvocato, deve essere sì anche mosso però da un gusto personale, non soltanto da logiche di mercato, perché sennò poi dopo ci perdiamo tutti. Cioè noi, io ho un collezionista molto importante che è stato gallerista importantissimo in Italia e ha portato un certo tipo di arte in Italia, l'ha fatto conoscere. Che tuttora oggi è tornato in un collezionismo di arte italiana figurativa, perché comunque segue e sicuramente questo il mercato non lo punirà, anzi verrà valorizzato, perché compra la grande arte italiana e compra gli artisti importanti, e questo penso che sia un po' il collezionista debba essere un po' così, però questo ora forse stiamo parlando più fra di noi che rispetto al tema principale della. Senti, volevo farti un'ultima domanda e poi magari ci salutiamo. Quali pensi che possono essere, cioè ci sono già state delle oscillazioni così importanti per il mercato dell'arte? È già successo qualcosa di simile nel corso del mercato dell'arte, cioè quello che tu hai visto, insomma? Lo abbiamo citato prima, nel 2009, ovviamente 2008-2009 c'è stato, è stato una sostanziale caduta che poi ha avuto una ripresa a U, quindi nei 2 o 3 anni successivi. C'è stata una minore flessione nel 2015-16 con una ripresa però a V immediatamente. Negli anni precedenti la famosa crisi di inizio anni 90 ha portato a 7 anni di flessione e così via. Nel passato abbiamo delle storie abbastanza interessanti di crash e di boom, quello più storico anche lì nel 1930 a seguito della crisi di Wall Street, durò fino al 1940. Nel 40 in realtà il mercato americano cominciò a prendere grande slancio durante la guerra, grazie ovviamente alla scuola di New York e ai grandi espressionisti astratti e a tutti gli artisti americani che da Parigi e europei che da Parigi erano andati in America, insomma, da Duchamp a Rothko a De Kooning e così via. Nel 1960 una flessione importante, inizio anni 60, con l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, dove ci fu poi un calo di Wall Street. Quindi mi sembra di poter abbastanza collegare i momenti di volatilità dei mercati finanziari con un certo gap temporale, un po' prima, un po' dopo, anche riverberati sul mercato dell'arte. Bene, allora l'unica cosa noi ci dobbiamo sicuramente far trovare pronti, cioè dobbiamo essere tutta l'attività online che già le case d'aste stanno facendo da sempre, quindi arriviamo di fatto in tutto il mondo, dal piccolo al grande, e questo sicuramente oggi è l'unico strumento di vendita attuale, Ma quindi secondo me dobbiamo. bisognerebbe addirittura ragionare, giustamente le case d'asta sono sempre stati degli strumenti dei venditori, no? Cioè il venditore viene da te e devo vendere. In realtà bisognerebbe cominciare a pensare a un rapporto anche nei confronti del compratore, dire benissimo, io ti offro una consulenza e ti vado a cercare in giro, anche rispetto ad altre aste, determinati pezzi, determinati settori e che possono essere, diciamo, in trend. Perché normalmente, se no, è un dialogo spurio quello, nel senso che la casa d'aste tende a essere dalla parte del venditore. Così si raggiunge anche un livello di advisory nei confronti di potenziali compratori, che poi anche nella stessa asta può darsi che si sposino, ma probabilmente magari no, e allora si riescono poi anche a seguire dei megatrend importanti che se no vengono perduti. Quest'anno ci sono stati 3-4 grandi artisti che bastava guardare alcune aste e Eddie Martinez, Amoako Boafo e Matthew Wong, bastava comprarli, si vedeva lontano una casa che da un pezzo poi ne hanno fatti 3, 7, 50, 800 e i prezzi da 2.000 dollari hanno fatto fino a 4 milioni. Ecco,
Qui stiamo parlando di attività più speculativa, d'altra parte sono soldi importanti, quindi anche quel fenomeno lì non va non considerato. Quindi al di là di mantenere poi giustamente il giusto rispetto per la grande arte, per quello che vale, anche i fenomeni di medio periodo e di breve periodo vanno considerati. Allora io ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. Perché la tua consulenza è sempre molto importante, spero che ne abbiano anche aiutato tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie, grazie a voi, buona grazie, serata. Professor.